Il libro di Marco Biraghi e Silvia Micheli, Storia dell'architettura italiana 1985-2015, nel ricostruire un dibattito culturale sulla questione dell'architettura contemporanea italiana, rivela purtroppo una grossa lacuna, secondo me, quella di non parlare assolutamente del tema del digitale, sia dal punto di vista della progettazione architettonica, dei riflessi che ha nel modi di organizzazione del lavoro all'interno degli studi professionali e degli esiti che dà dal punto di vista del costruito, e sia soprattutto per quanto riguarda la comunicazione, l'interpretazione, la veicolazione dell'architettura e di tutti i suoi fenomeni rispetto appunto alla possibilità di aprire un agorà, una arena nel web. Lo trovo tanto più grave questo, quanto più invece il libro molto attentamente ricostruisce il panorama dell'editoria italiana contemporanea, delle riviste di architettura, e di conseguenza oggi non si può più eludere invece l'aspetto anche dell'autopubblicazione sul web, che indubbiamente ha cambiato profondamente i fenomeni di veicolazione delle immagini e di autorialità dei progetti e dei loro artefici. Il secondo aspetto che mi piaceva ricordare di questo libro è che è un libro sulla crisi, ma secondo me è anche un libro della crisi, perché apre con la sua visione alla società, alla questione politica, agli aspetti economici e sociali del nostro paese. A questo punto dovrebbe anche avere il coraggio di cambiare i paradigmi storiografici, cioè non più solo legarsi all'analisi di singole opere di architettura, ma tentare di riprodurre una storia sociale del trasferimento degli immaginari architettonici, della lettura della proliferazione dell'edilizia nel nostro territorio e di tutti quei meccanismi di gestione e di controllo del territorio che meglio farebbero capire tanti disastri e tante sventure del nostro paese negli ultimi 30 anni. Benissimo. Va bene? Grazie.